Buongiorno, buongiorno, è con molto piacere che diamo inizio ai lavori della Fondazione per l'Educazione Finanziaria e Risparmio, è l'Assemblea 2022. Sono qui con me questo importante appuntamento il presidente della Fondazione, Stefano Lucchini. Buongiorno, il presidente dell'ABI. Antonio Patuelli, a cui si deve Buongiorno l'iniziativa. a loro. Il professor Stefano Zamagni, Grazie, buongiorno. il dottor Nando Pagnoncelli, presidente dell'INPS, Buongiorno, buongiorno a tutti. la dottoressa Magda Bianco del Dipartimento Tutela della Clientela ed Educazione Finanziaria della Banca d'Italia. Buongiorno. E ci sono io, Daniele Manca, che immeritatamente, vice direttore del Corriere della Sera, condurrò i lavori di questa mattinata. Una mattinata molto importante perché le persone che avete visto, che si sono avvicinate in questa assemblea, che vi hanno salutato, con loro abbiamo condiviso a tanto in questi ultimi anni per fare dell'educazione finanziaria uno dei temi del nostro paese. È una cosa molto importante perché passi in avanti l'Italia ne ha fatti tantissimi, poi verrà presentata un'interessantissima survey condotta appunto dall'Ipsos, per cui non anticipo niente, però è molto importante perché vi voglio fare soltanto un esempio. All'inizio dell'anno noi avevamo una moneta digitale che era il Bitcoin che valeva 65 mila dollari. Adesso questa moneta digitale ha perso valore e vale 20 mila dollari. Voi direte, va bene, sono investimenti periferici. Purtroppo molti giovani, anche italiani, stanno investendo in asset in maniera non molto consapevole. E vi voglio dare un'altra cifra. I crypto asset avevano raggiunto all'inizio dell'anno, come capitalizzazione totale, 1.300 miliardi. Una cifra che ha preoccupato moltissimo la Casa Bianca, perché 1.300 miliardi era la capitalizzazione dei subprime, quegli strumenti derivati finanziari, appunto strumenti finanziari derivati, che nel 2008 diedero luogo al fallimento della Lehman e a una delle crisi finanziarie più profonde del mondo occidentale, non solo. Per mettere mano a quella crisi finanziaria ci fu un presidente degli Stati Uniti, Obama, ma soprattutto ci fu un vicepresidente, attuale presidente degli Stati Uniti, Biden, e un signore che conosciamo molto bene, che si chiama Mario Draghi. Fu fondato un Financial Stability Forum Board. Insomma, questo per farvi capire quanto sia importante tutelare il risparmio e fare in modo che ci sia educazione finanziaria, perché le cifre, anche strumenti che non hanno molta attendibilità e che preoccupano la Casa Bianca al punto di fare un ordine esecutivo, perché ad aprile la Casa Bianca ha fatto un ordine esecutivo esattamente sulle valute digitali, chiamando la Fed a occuparsene in maniera molto più stringente, sono relative al fatto che appunto molti risparmi vengono indirizzati in maniera non corretta, un po' per voglia di diventare ricchi, un altro po' perché magari se ne conoscono poco le caratteristiche. Però io non voglio rubare spazio al dibattito, l'ho fatta anche troppo lunga e chiederei al presidente Stefano Lucchini di aprire ufficialmente l'Assemblea 2022 della FEDUF. Grazie a tutti, buongiorno a tutti, benvenuti alla seconda edizione dell'Assemblea Pubblica della Fondazione per l'Educazione Finanziaria e il Risparmio, appuntamento importante per tenere alta l'attenzione sull'indispensabile esigenza di accelerare il processo di crescita delle competenze economiche degli italiani, a partire dai più giovani e da chi da questo punto di vista ne ha più bisogno.
Ringrazio prima di tutto gli illustri relatori che hanno accolto il nostro invito a condividere oggi la propria visione sull'argomento. In primis, naturalmente, il presidente Patuelli, che alla guida dell'ABI ha voluto costituire questa fondazione, il professor Stefano Zamagni, che ringrazio, il dottor Nando Pagnoncelli, la dottoressa Magda Bianco e naturalmente l'amico Daniele Manca, che mi corre ricordare che partecipa comunque in modo molto autorevole al nostro advisory board della fondazione. Per questo lo ringrazio doppiamente. Le assemblee sono anche l'occasione per illustrare i passaggi principali del lavoro fatto da quando ci siamo visti un anno fa. Sintetizzo, abbiamo fatto molto, ne siamo orgogliosi, ma con altrettanta chiarezza aggiungo che molto dobbiamo fare. Secondo l'ultima indagine Program for International Student Assessment dell'OCSE, PISA, basata su dati 2018 che non sono purtroppo cambiati molto da loro, le competenze finanziarie dei quindicenni in Italia sono al di sotto di quelle dei loro coetanei in molti paesi dell'OCSE. L'Italia è posizionata al non lusinghiero 13° posto su 20 nazioni esaminate e il punteggio ottenuto è stato di 476 contro una media di 505. Una buona occasione per raggiungere e superare i 505. Uno dei problemi evidenziati nell'indagine è che i giovani in Italia non hanno interesse a parlare di denaro. Invece nei 37 stati membri dell'OCSE il 51,5% dei giovani è attento al risparmio, mentre nel nostro paese la percentuale è intorno al 36%. Questa è una faccia della medaglia. L'altra è il problema della vulnerabilità dei seniores in materia finanziaria. Tema ancora poco esplorato, ma assolutamente importante. Mentre la crisi da una parte e il ritorno dell'inflazione dall'altra stanno mettendo a rischio proprio le condizioni dei pensionati. Pensionati che ricevono un assegno medio piccolo e in generale delle fasce economicamente più deboli della popolazione anziana. A loro ci rivolgeremo con iniziative specifiche anche di programmazione economica e sociale. Ai giovani, che sono il focus più importante del nostro lavoro, proprio perché prima si comincia ad avere consapevolezza del valore del denaro, del risparmio, della sua gestione, e meglio è per sé, per la propria famiglia, per il paese, dico una cosa molto semplice. Nel percorso di formazione superiore e anche in quella universitaria è ormai patrimonio acquisito che ci sono alcune competenze trasversali che sono necessarie. Qualunque lavoro, per qualsiasi tipo di lavoro si vuole intraprendere, qualsiasi carriera o qualsiasi specializzazione si voglia poi intraprendere. Queste sono le lingue, la conoscenza del digitale, avere una pratica nella comunicazione e appunto l'educazione economico-finanziaria. Devo aggiungere che spesso i primi tre elementi vengono quasi dati per scontati, mentre il quarto, cioè l'educazione finanziaria, incontra delle resistenze maggiori per diventare patrimonio dei giovani e dei giovanissimi innanzitutto. Su questo bisogna lavorare, vanno premiate eventualmente anche insieme ad altre grandi e importanti iniziative, non ultima quella sempre in collaborazione col Corriere della Sera, che è stata fatta dai giovani dell'Osservatorio Giovani Editori di Andrea Ceccherini, al quale credo che vada tutto il nostro applauso per il grande lavoro che è stato fatto per Young Factor. Tocca a noi non stancarci di ripetere che l'educazione finanziaria più diffusa significa cittadini più consapevoli della situazione complessiva dell'economia, quindi anche delle scelte dei giovani, delle scelte dei governi e istituzioni che fanno per migliorarla e o reagire alle varie crisi. In definitiva vuol dire essere cittadini attenti al bene comune, cosa che Settis spiega così. Bene comune vuol dire coltivare una visione lungimirante, vuol dire investire sul futuro, vuol dire preoccuparsi della comunità dei cittadini, vuol dire anteporre l'interesse a lungo termine di tutti all'immediato profitto dei pochi, vuol dire prestare prioritaria attenzione ai giovani, alla loro formazione, alle loro necessità. Vuol dire anteporre l'eredità che dobbiamo consegnare alle generazioni future all'istinto primordiale di divorare tutto e subito. A questo aggiungerei anche che il vero costo per una comunità è quello dell'ignoranza. Quindi, rimutuando qualcosa sentito dal recente convegno di Young Factor, credo che se noi riusciamo a far capire che comprendere, educare ed essere consapevoli che l'educazione è qualcosa di estremamente
importante per il futuro, questo diventa un fattore premiante per l'intero paese. Viviamo in un tempo difficile dove la storia sembra riavvolgersi tra chi possiede il tempo e chi sa usarlo, dove la guerra in Ucraina e le conseguenti situazioni di crisi alimentare, economica, ambientale, sanitaria e anche sociale ci mettono di fronte alla certezza che solamente ripartendo dai fondamentali possiamo guardare al domani con certezza. La certezza di aver fatto la nostra parte. Non a caso abbiamo scelto educazione finanziaria e benessere sociale come tema centrale dell'approfondimento di oggi, perché il benessere sociale diventa una questione cruciale, di cruciale importanza, qualora ricomprendiamo nel perimetro delle teorie economiche i due fattori di cui ho parlato sopra. Il fattore delle giovani generazioni, orizzonte temporale che va oltre la vita del singolo e impone una profonda riflessione sui fattori di convenienza collettiva, e le vulnerabilità alle quali sono esposte le persone più anziane, entrambi elementi che sfuggono a una visione utilitaristica e individuale dell'economia. Alla luce dei dati che vi saranno presentati dal professor Pagnoncelli nel corso dei lavori, risulta da un lato evidente come sia ancora lungo il percorso da compiere e dall'altro come il tema dell'educazione finanziaria sia ancora secondario nel dibattito sull'economia. Sostenibilità, inclusività, digitalizzazione, questi pilastri del paradigma di cambiamento del quale, anche grazie all'educazione finanziaria, i giovani vogliono costruire il loro futuro. È quanto emerso dal lavoro fatto da un gruppo di studenti della scuola politica Vivere della Comunità, fondata dai professori Sabino Cassese e Pellegrino Capaldo. Voglio ricordare il professor Pesicci, che è anche presidente del nostro advisory board, che in collaborazione con la fondazione, quindi con la nostra fondazione, hanno individuato le priorità per la sostenibilità a lungo termine, individuale e sociale, che deve poggiare da un lato sull'efficienza e l'efficacia dei processi e dall'altro mettere la persona al centro del modello culturale, concentrandosi su valori di uguaglianza, giustizia sociale e sviluppo sostenibile. Tutte le esperienze che hanno avvicinato la Fondazione ai suoi stakeholder rispondono alla manifesta esigenza del Paese di rendere l'educazione finanziaria una competenza sempre più diffusa in un'ottica, ripeto, di vantaggio competitivo per le giovani generazioni e la protezione per gli anziani. Vado alla conclusione. Ciò che ci appare purtroppo evidente è che oggi ci sono nel mondo troppe fragilità, quelle determinate dalla globalizzazione prima, dal suo stallo poi, dai cambiamenti tecnologici, dalla pandemia, dalla drammatica guerra, che è qui proprio vicino a noi, dalla povertà, dalla mancanza di istruzione. L'avvicinamento all'educazione finanziaria proposto da FEDUF, grazie al supporto delle banche e delle istituzioni che ne condividono la missione, è solo una goccia nell'oceano di questi problemi, ma sta a noi farla diventare quella goccia che scava la roccia, per trasmettere competenze e valori fondamentali, e soprattutto responsabili, per rendere più solidi i cittadini nelle loro scelte. Vorrei concludere ricordando, se mi è permesso, le parole del presidente Mattarella. La pari dignità sociale è un caposaldo di uno sviluppo giusto ed effettivo. Le diseguaglianze non sono il prezzo da pagare alla crescita, sono piuttosto il freno che ogni prospettiva reale di crescita. Per ogni prospettiva reale di crescita. Nostro compito, come prescrive la Costituzione, è rimuovere gli ostacoli. Accanto alla dimensione sociale della dignità c'è un significato etico e culturale che riguarda il valore delle persone e chiama in causa l'intera società. Sono esattamente questi i presupposti sui quali si basa la visione e in parte i programmi della nostra fondazione. Grazie. Grazie al Presidente Stefano Lucchini. La nostra fondazione che ha visto nell'ABI, quindi nel Presidente Antonio Patuelli, che chiamo appunto a continuare i lavori, ha visto l'ispiratore e quindi la persona forse che più di altri ci può introdurre ancor di più nell'attività della Fondazione e nei principi che la guidano. Grazie al direttore Manca, grazie al presidente Lucchini che con la validissima dottoressa Boggio Robutti sviluppa questa
iniziativa di alto valore etico e sociale che l'associazione bancaria, assieme a tante banche, ad altre associazioni finanziarie e anche a diverse fondazioni di origine bancaria, sviluppa in termini sperimentali, perché tante associazioni, tante banche, tanti organismi hanno secoli di storia. Questa è invece frutto più della cronaca. Il risparmio è stato storicamente declinato innanzitutto giustamente come etica, come invito al risparmio in termini di indirizzo strategico, previdenziale delle persone e delle famiglie. Questo indirizzo è sempre valido, soprattutto in una età di welfare maturo, quando le istituzioni, pur cercando di farlo, non riescono a fare tutto e quindi è prudenziale, parallelamente alle iniziative di lungimirante previdenza e solidarietà sociale necessarie e indispensabili delle istituzioni, essere previdenti come individui e come famiglia. Quindi questi valori etici plurisecolari continuano a essere fondamentali. Io non vi vedo più, forse perché avete spento i microfoni. No, sentiamo. Ah, ecco. No, sì, le tecnologie sentiamo. Talvolta mi spaventano perché non sono recettive. No. Il risparmio è anche altra cosa, soprattutto quando il risparmio è accumulato. L'eticità del risparmio non è solo orientata alla raccolta del medesimo, ma è sempre più anche per la allocazione, per l'utilizzazione del risparmio. Questo è un altro dei temi che la nostra fondazione sta sviluppando, ma sulla quale la Banca d'Italia ci illumina di continuo e anche noi complessivamente come ABI e mondo bancario cerchiamo di contribuire. L'Italia in questa fase storica di non ancora conclusa pandemia si trova con una fascia purtroppo ampia di cittadini e di famiglie che vivono un disagio sociale, che hanno necessità di solidarietà da parte delle comunità, ma si trova anche parallelamente con un grande risparmio. Una parte di questo risparmio è investito, una parte importante del risparmio è invece collocato in liquidità, soprattutto in conti correnti, in particolare bancari, ma anche in quota minore postali. Questo avviene per una serie di motivi. La prima è che l'euro nei 20 anni della sua vita ha garantito tassi molto più bassi rispetto al secolo e mezzo della lira, tassi molto più bassi non solo di interesse, ma anche livelli di inflazione molto molto più bassi. Noi viviamo una fiammata inflattiva in questi mesi, ma non dobbiamo dimenticare che quando c'erano fiammate inflattive con la lira, l'inflazione era un multiplo, il doppio, il triplo. E questo non è che sia sufficiente a rassicurarci, però a motivare la ragione per la quale così tanti italiani, individui, famiglie e imprese aspettano a decidere l'allocazione del loro risparmio. Quindi non sentono ancora la spinta dell'inflazione, che io invece segnalo con forza, perché l'inflazione è una specie di mostro di Loch Ness, appare ma è sempre rischiosa anche quando è sotto il livello del mare. È un nemico invisibile e inafferrabile
che ci sottrae ricchezza e mentre per salari, stipendi e pensioni possono essere inventati meccanismi di aggiornamento e di adeguamento che non alimentino l'inflazione. Ha molto ragione il governatore di Banca d'Italia che non bisogna inserire meccanismi di rincorsa reciproca fra aggiornamenti e ulteriore inflazione. Rimane il fatto che per i risparmi non c'è nessun meccanismo ipotizzabile di compensazione istituzionale o privata per l'inflazione, e quindi il problema dell'educazione finanziaria oggi è non solo quella classica, ma riguarda l'allocazione. L'allocazione è un elemento fondamentale sia per il privato, che combatte con più consapevolezza il rischio, più il cittadino è consapevole dei rischi, meno può essere sorpreso se questi si concretizzano. E dall'altra parte, per le istituzioni della Repubblica che tanto puntano agli investimenti giusti del PNRR, sono imponenti per le consuetudini italiane e che sono la base dello sviluppo. Rimane il fatto che il risparmio degli italiani, se venisse investito, quello che è già investito, venisse orientato di più in investimenti produttivi in Italia, e quello che non è ancora investito, se venisse investito innanzitutto in investimenti produttivi in Italia, rappresenterebbe un volano anche multiplo rispetto alle potenzialità che ci vengono dall'Europa col PNRR. Ecco il punto. Quindi educazione finanziaria sia in nome della tradizione etica ed educativa di civilizzazione diffusa su questa materia, ma anche educazione finanziaria a una allocazione del risparmio per combattere l'inflazione, l'erosione, l'esproprio che porta l'inflazione al risparmio, e per indirizzarla in termini etici, certamente, di consapevolezza dei rischi che più o meno sempre sussistono negli investimenti, e nella consapevolezza che il risparmio investito in Italia è un risparmio che ha maggiori moltiplicità, è ancora più di potenzialità sociale, perché produce dei ritorni non solo di carattere finanziario ma anche di carattere produttivo. Finisco con un auspicio che le istituzioni della Repubblica, che molto sono impegnate in particolare in questi mesi drammatici, sia in relazioni internazionali sia per un salto di qualità della Unione Europea che io vedo germogliare, questo salto di qualità da più di 2 anni, io auspico che le istituzioni della Repubblica, che tanto stanno facendo, ragionino anche in previsione della nuova legge finanziaria di bilancio per il 2023, ragionino su uno degli aspetti in cui la Repubblica ha ancora la pienezza della responsabilità, che sono le politiche fiscali. Allora, la legge delega che sta in avanzata fase di discussione parlamentare contiene alcuni principi che possono essere di grande importanza anche per l'allocazione del risparmio, e in sostanza vede una pressione fiscale doppia. Dobbiamo essere chiari su questo, perché il risparmio investito in attività produttive subisce la prima tassazione con l'IRES sui bilanci delle imprese, e poi la parte distribuita come dividendo viene ulteriormente tassata. Dobbiamo evitare equivoci in questa fase. Quindi l'investimento del risparmio è tassato da IRES più 26% di ritenuta d'acconto
salvo il 12,5 per i titoli di Stato. Ebbene, dobbiamo avere consapevolezza che gli Stati dell'area dell'Unione Europea stanno competendo anche in termini di pressione fiscale e quindi bisogna fare i conti giusti, perché se la pressione fiscale in Italia sugli investimenti del risparmio è superiore a quella media europea, ma soprattutto superiore a quella di alcuni paesi dell'Unione Europea, il risparmio poi si indirizza con un click senza frontiere verso i paesi dell'Unione Europea che tengono la pressione fiscale più bassa. Questo mi sembra un grande tema per rafforzare il PNRR, per rafforzare la resilienza e per sostenere fortemente lo sviluppo, per una crescita dell'occupazione e per la grande ripresa dell'Italia europea. Grazie. Grazie al presidente Patuelli. È il momento di Stefano Zanagni, professore ordinario di economia politica all'Università di Bologna, nonché presidente della Pontificia Accademia delle Scienze Sociali, e quindi forse la persona più adatta per riuscire a collocare questo, il discorso che faceva anche il presidente Patuelli, in un quadro più generale, che peraltro veniva richiamato anche dal presidente Lucchini. A lei. Grazie molto per l'invito che mi è stato rivolto, che ho colto con vero piacere, e complimenti per questa iniziativa che giudico afferente e opportuna quante poche. Quindi mi congratulo per coloro i quali hanno dedicato attenzione ed energie alla loro realizzazione. E nei minuti che ho a disposizione sviluppo questo argomento prendendo le mosse da una constatazione, quello che è uno dei paradossi. Paradosso è parola greca che significa meraviglia, sorpresa, qualcosa che uno non si aspetta che accada e accada, che è il paradosso italiano del seguente tipo: il paese che ha dato i natali alla finanza moderna, e cioè l'Italia, è anche il paese che registra il più basso tasso di acculturazione finanziaria a livello dei paesi dell'Occidente avanzato. E questo è un dato preoccupante, perché se fossimo in altre condizioni storiche, uno potrebbe dire: siete arrivati in ritardo. Beh, ma noi sappiamo che la finanza moderna nasce nel 1400, il secolo dell'umanesimo. Chi non sa che Firenze fu per tanto tempo il centro delle attività finanziarie? Chi non sa come già nel 400 esistesse una pluralità di forme di imprese bancarie, realizzando quella che oggi si chiama la biodiversità economica? C'erano i banchi pubblici, che servivano sostanzialmente a finanziare le guerre dei detentori del potere politico dell'epoca. C'erano i banchi dei mercanti, e noi sappiamo che ruolo, i medici, ma e tanti altri. Ma c'erano anche quei banchi che avevano il nome di Monte di Pietà e che svolgevano una funzione fondamentale, soprattutto dal punto di vista dell'acculturazione. Il primo Monte di Pietà viene fondato a Perugia nel 1462. Il secondo sarà il Monte dei Paschi di Siena, che poi ha preso un'altra via strada facendo. Il terzo sarà quello di Bologna, poi Ascoli Piceno, e nel giro di pochi anni l'Italia viene ricoperta dei Monti di Pietà. Sappiamo la storia, sappiamo che è stata la scuola di pensiero francescana a dare vita a questa realtà, perché quello che purtroppo gli economisti non sanno è che i primi grandi economisti sono stati tutti, ho detto tutti, francescani tra il 1400 e il 1500. Poi le cose sono andate diversamente già al termine del periodo del Rinascimento, e il loro compito era quello di acculturare. Pensate a Luca Pacioli, che era un francescano, autore delle Divina Proporzione, quel libro magistrale dove vengono messe le basi della contabilità d'azienda, la partita doppia, quella che tutti coloro che si occupano di economia sanno. La partita doppia è frutto di Luca Pacioli,
che la sistematizza sulla base di quanto era stato fatto in precedenza, e il quale girava per l'Italia centrale a spiegare ai contadini, alla povera gente, come usare l'attività finanziaria e quella bancaria. Non ho il tempo, vi cito solo un esempio: la regola del 72. Pensate, allora c'era analfabetismo e lui, parlando con la povera gente, diceva: in quanti anni un capitale, quale che esso sia, raddoppia il proprio valore ad un tasso di interesse, poniamo, del 6%. Sapete la regola del 72? Basta fare 72 diviso 6, 12 anni. E in 12 anni, se facciamo il controllo, un capitale, quale che ne sia l'ammontare, raddoppia. Questo per dire che già allora l'educazione finanziaria svolgeva un ruolo primario. Ed è per questo che ho parlato di paradosso italiano. È una nostra vergogna e lo dobbiamo dire, perché siamo noi che abbiamo insegnato agli altri paesi l'educazione finanziaria e poi, a partire dall'ultimo, più o meno dall'Unità d'Italia, l'abbiamo abbandonato. Ovviamente non ho il tempo di soffermarmi sulle ragioni, però non posso tacere la, come dire, dialettica all'inizio del Novecento tra Benedetto Croce e Vilfredo Pareto. Quando Pareto, il grande economista che tutti conosciamo, parlava di queste cose, Benedetto Croce sostanzialmente gli chiuse la bocca con la famosa frase calculemus, sostanzialmente dicendo: non bisogna perdere tempo a insegnare l'educazione finanziaria perché non serve a niente, bisogna insegnare la cultura classica. E il risultato lo stiamo vedendo. Nelle nostre scuole, con l'unica eccezione degli istituti tecnici commerciali, quelli una volta che si chiamavano per ragionieri, non si parla né di moneta, né di finanza, né di banca. Ma mai è possibile che giovani che arrivano alla maturità a 19 anni, quando già sono adulti e in grado di votare, non sappiano nulla di ciò che riguarda l'industria finanziaria e bancaria? Io trovo questo veramente di un scandalo enorme. E mi meraviglio che molti non prendano provvedimenti. Poi c'è l'eccezione di qualche docente che, bontà sua, nei corsi di storia o di altre materie, avanzano e fanno eccezione. Però a livello, diciamo, di programmi, ma mai possibile che tutti gli altri paesi insegnino agli studenti delle scuole medie e superiori o l'equivalente queste cose e da noi no? Ecco allora il paradosso. A questo punto, allora, la domanda che fare, che ci si pone. Si può fare, e io mi auguro che veramente FEDUF si metta alla testa di un processo riformatore di questo tipo. E per rispondere alla domanda che fare, è bene distinguere l'istruzione finanziaria dall'educazione finanziaria. Mi fa piacere che FEDUF abbia usato la parola educazione, perché voi sapete che l'educazione è una cosa e l'istruzione è un'altra. Con l'istruzione finanziaria noi insegniamo a persone, rispettando le preferenze e le loro libertà di scelta, l'utilizzo degli strumenti propriamente finanziari. E su questo fronte noi italiani non siamo mica indietro, abbiamo veramente dei livelli eccezionali. Ma l'educazione finanziaria è un'altra cosa, perché l'educazione finanziaria riguarda tutti, non gli specialisti. Perché gli specialisti di finanza li abbiamo e ho appena detto sono anche molto bravi. Basta vedere anche nelle migliori università straniere, nei rispettivi dipartimenti, la presenza di studiosi, professori o meno, appunto italiani. E l'educazione finanziaria, dove noi siamo, quella che si rivolge a tutti i cittadini che siamo carenti. Mi avvalgo qui di una analogia, ben inteso, non una similitudine, ma un'analogia. Pensate a quel che viene con l'educazione sanitaria. Mica tutti siamo medici e quindi non siamo tenuti a sapere le tecnicalità, però sappiamo tutti, perché in questo senso la scuola ha fatto molto dal dopoguerra ad oggi, la differenza che c'è tra una vitamina e una proteina, tra il colesterolo buono e il colesterolo cattivo, che la dieta adeguata è quella che eccetera eccetera. Anche chi non è medico di professione. Allora, se questo è stato fatto e continua a essere fatto nei confronti dell'educazione sanitaria, perché mutatis mutandis non si fa qualcosa sul fronte dell'educazione finanziaria? Vorrei che qualcuno mi rispondesse. È chiaro che la salute
è quella che è, eccetera. Ma forse che la finanza non merita le stesse attenzioni. E allora, nei minuti che mi restano, quali contenuti un progetto di educazione finanziaria intesa in senso proprio, non tanto di istruzione, perché quella è per chi farà una scelta di tipo vocazionale, ma l'educazione, che vuol dire in latino educere, cioè tirare fuori. Quali sono i contenuti che un progetto del genere dovrebbe contenere? Primo, ne ha parlato molto bene il presidente Patuelli. Cioè bisogna spiegare che risparmiare non è tesaurizzare, che risparmiare, il risparmio non è accantonamento del denaro messo sotto il mattone o sotto il materasso, come si diceva una volta, perché il risparmio non è fine a se stesso. In altre parole, bisogna spiegare cosa è la pianificazione finanziaria, soprattutto a livello familiare, perché le famiglie sono soggetti economici di tutto e di grande rispetto, e quindi non si può pensare che una famiglia, soprattutto se in essa vivono figli, tanti o pochi che siano, si possa andare avanti insistendo solamente sul mettere da parte i soldi. Questo è un modo per aggravare le condizioni di benessere di interi segmenti della nostra popolazione. Ecco allora un primo contenuto di un progetto educativo in ambito finanziario. E spiegare cosa vuol dire pianificare la pianificazione finanziaria. Un secondo contenuto ha a che vedere con un aspetto che è diventato ormai di uso comune nell'ultimo quarto di secolo, anche meno, e cioè di spiegare i meccanismi di natura psicologica che condizionano le scelte finanziarie. L'economia behaviorista, gli economisti lo sanno, si è sviluppata proprio a partire da questa considerazione. In altre parole, nelle scelte finanziarie non è vero, come qualche economista un po' rimasto arretrato, sono guidate da criteri di pura razionalità. Non è vero, non è fattualmente vero, perché il ruolo delle emozioni, pensate all'effetto gregge, pensate ai bias, cioè errori cognitivi, e via discorrendo, queste non hanno nulla a che vedere con la razionalità, ma determinano, e a volte in maniera tragica, le scelte finanziarie. Allora bisogna che un programma o un progetto di educazione finanziaria spieghi quali sono le contromisure necessarie da mettere in pratica quando ci si trova di fronte a problemi di scelta di quel tipo. Perché, ripeto, non è chi sceglie seguendo il criterio della razionalità inteso in senso proprio, sono pochissimi. E gli esperti, cioè chi vi si dedica, lo sa. Ma noi stiamo parlando, abbiamo detto, dell'intera platea dei cittadini. Un terzo contenuto è quello che riguarda la finanza etica. Voi sapete che già oggi a livello mondiale circa il 25%, un quarto delle transazioni finanziarie hanno come oggetto la finanza etica. Pensate ai fondi etici, che sono in tremendo aumento, soprattutto negli Stati Uniti. Questo è un altro piccolo paradosso. E sono quei fondi che applicano nelle come criterio di investimento i criteri ESG. Che ormai sono sulla bocca di tutto: Environment, Social and Governance, ESG, eccetera. E allora bisogna spiegare in che cosa consiste la finanza etica, come si esprime e perché in tempi relativamente recenti, nel corso degli ultimi decenni, ha preso un impulso di questo tipo. Perché diversamente il rischio è di cadere o nel moralismo, e il moralismo è sempre contrario alla morale, ormai lo sappiamo, guai ai moralisti, oppure di preparare persone che si mettono nelle mani di qualche furbo, e i furbi del camminetto, come venivano chiamati un tempo, ci sono e come, e così via. Il quarto ambito è quello che riguarda le novità di questo nostro tempo. Bisogna spiegare a tutti cos'è il fintech. Il fintech è una cosa seria, non è
una cosa così che destinata a scomparire, perché la quarta rivoluzione industriale, la rivoluzione cioè delle tecnologie del digitale, pensate alla intelligenza artificiale, al machine learning, eccetera, stanno introducendo in ambito finanziario problemi mai esistiti in precedenza. Pensate alla questione delle valute digitali. La rivoluzione della finanza digitale sta ponendo problemi delicati. Pensate anche ai sistemi di pagamento. Allora, sempre con l'avvertenza di non entrare nelle tecnicalità per la ragione che ho ricordato, però bisogna dire alla nostra gente, anche quelli che non hanno avuto accesso a certi livelli di istruzione scolastica o universitaria, perché il tema del fintech va preso in seria considerazione. Perché il rischio, altrimenti, di manipolazioni e di, come dire, perdite di quel valore fondamentale che è la democrazia, sono alti. Perché non dimentichiamo che l'educazione finanziaria è parte non secondaria del progetto democratico. Uno può dire: cosa c'entra la finanza con la democrazia? C'entra, e come? Se avessi tempo potrei portare argomenti forti a sostegno. Quindi chi ama la libertà e chi ama la democrazia deve amare l'educazione finanziaria. Chiudo, ho finito il mio tempo, esprimendo l'augurio sincero agli amici di FEDUF perché vogliano porsi alla guida di questo processo che non può che favorire, come pure è stato accennato dal presidente Lucchini, il bene comune del nostro paese. Lo so che ci sono difficoltà, resistenze, ma voi continuate e avrete sempre, se richieste, il sostegno da parte di tanti della società civile organizzata del nostro paese. Grazie per la vostra attenzione. Grazie, grazie al professor Zanagni per le indicazioni anche molto concrete appunto di un lavoro che può essere assolutamente fatto. Mi sono segnato 4 punti e poi magari se ne discuterà all'interno del comitato scientifico, se ne discuterà successivamente. Però il professore ci parlava di una società civile, ci parlava di democrazia, di quanto la finanza sia utile anche alla democrazia, e allora per aiutarci abbiamo chiesto al professor Pagnoncelli, che investiga questa società civile quasi tutti i giorni, anzi tutti i giorni, di farci una fotografia di come la società si rapporta alla finanza, di come si rapporta al denaro. E la fotografia che ne è uscita, ho avuto il privilegio di vederla in anticipo, è una fotografia estremamente interessante. Da un lato preoccupante, ma io che sono abituato a vedere il bicchiere mezzo pieno, non così preoccupante come potremmo attenderci. Al professor Pagnoncelli la parola. Grazie, grazie mille direttore, un saluto cordiale a tutte le persone collegate oltre che ai relatori e un ringraziamento davvero sentito alla FEDUF, al presidente Lucchini e alla dottoressa Boggio-Rubutti per questo invito. C'è stata commissionata una ricerca di cui presento sinteticamente i risultati e quindi chiedo la pazienza di attendere solo qualche secondo per condividere lo schermo e vedere insieme a voi i risultati principali che sono emersi da questa ricerca. Una ricerca che aveva 2 macro obiettivi. Un primo obiettivo importante che era legato all'individuazione di quello che è il valore del risparmio per gli italiani e un secondo obiettivo che era legato invece alla verifica della consapevolezza tra i cittadini di questo legame forte esistente tra il risparmio privato e la ripresa economica e sociale del paese sostenibile nel tempo. Abbiamo selezionato un campione di 1000 individui di età compresa tra 16 anni e 65 anni e l'abbiamo intervistato alla fine di maggio. Il campione ovviamente è rappresentativo nelle diverse componenti della popolazione italiana di questa fascia di età, 16-65 anni. Vediamo appunto i risultati principali, ovviamente la ricerca è molto più ampia, ma i risultati immagino saranno messi a disposizione delle persone che saranno interessate a vederli con maggior approfondimento. Mi soffermo solamente sugli aspetti più importanti che sono emersi. Il primo, comprensibilmente la situazione economica negli ultimi mesi è peggiorata, pensate,
nel clima complessivo, nel clima sociale, lo chiamiamo così, e quindi nella percezione di quelle che possono essere le difficoltà dei cittadini, questa inversione di tendenza l'abbiamo avuta, diciamo, negli ultimi due mesi dello scorso anno, e ovviamente con il conflitto in atto la situazione è ulteriormente peggiorata nelle rappresentazioni dei cittadini, quindi coloro che si dichiarano soddisfatti per la propria situazione economica, se lo vediamo nel 2021, fine 2021, rappresentavano quasi due italiani su tre, 62%, questa percentuale è scesa al 56%, quindi abbiamo una popolazione che si polarizza, un 44% non è soddisfatto della propria situazione economica, il 56% lo è. Se guardiamo quello che è l'andamento del risparmio, e qui abbiamo un confronto con le rilevazioni realizzate ormai da più di 20 anni per l'Associazione Casse di Risparmio, per l'ACRI, vedete come sostanzialmente ci sia stato un peggioramento complessivo. Perché? Perché se la risposta prevalente, e questo è abbastanza confortante, è la percentuale di coloro che sono riusciti a risparmiare negli ultimi 12 mesi, sono il 42%, però vedete nella parte bassa dell'istogramma riportato a destra ci sono le famiglie cosiddette in saldo negativo, cioè coloro che hanno dovuto ricorrere al decumulo dei risparmi, cioè hanno dovuto intaccare i risparmi per far fronte alle spese, oppure hanno dovuto chiedere soldi a prestito. E vedete, sono il 29% delle persone che abbiamo interpellato. E qual è l'atteggiamento rispetto al risparmio? Anche qui mi pare interessante osservare che se fino a ottobre dello scorso anno avevamo un 53%, quindi la maggioranza assoluta dei cittadini che dichiaravano di fare risparmi senza troppe rinunce, e un terzo, però il dato era crescente, dichiarava invece di non essere tranquillo se non si riesce a mettere da parte qualche cosa, quindi 20 punti di differenza tra queste due voci, e poi abbiamo un 11% di quelle che chiamiamo le cicale, cioè quelle che dicono, le persone che dicono preferisco godermi la vita senza preoccuparmi troppo del futuro. Ebbene, se guardiamo la parte destra, anche qui con l'aggiornamento fatto con questa ricerca, abbiamo un cambiamento importante, cioè aumenta al 44% la quota di coloro che dichiarano di non essere tranquilli se non mettono da parte qualche risparmio. Un risparmio che in larga misura è vissuto con un'accezione positiva, che in qualche modo si declina, lo vedete, le parole più associate al concetto di risparmio, a futuro, a tranquillità. Di fronte a un futuro incerto, il risparmio rappresenta un elemento di tranquillità. Poi abbiamo un 45% che menziona aspetti negativi legati al risparmio, in particolare il tema del sacrificio, perché vuol dire rinunciare per mettere da parte qualche cosa, ma è un risparmio che in larga misura, l'abbiamo visto negli ultimi anni, rappresenta un elemento di grande rassicurazione, di grande tranquillità per i cittadini. Vediamo invece quello che abbiamo registrato sul tema degli investimenti, della propensione ad investire. Un primo elemento interessante: noi sappiamo che c'è una preoccupazione crescente per il livello di inflazione, era, come dire, un virus, per utilizzare una parola che ahimè è tristemente di attualità, un virus che era scomparso, no? In realtà riaffiora. E potete immaginare soprattutto le giovani generazioni, che sono del tutto ignare rispetto al tema dell'inflazione, perché sono cresciute in una situazione completamente diversa rispetto a chi appartiene alla generazione dei boomers e alle persone meno giovani. Vedete appunto un 65% di preoccupazione e un 77% consapevole dell'impatto che l'inflazione può avere sui risparmi familiari. Ebbene, tutto questo, in realtà abbiamo cercato di capire se ci sono differenze di atteggiamento in presenza di questo livello di preoccupazione, non ce ne sono moltissime, perché quando abbiamo simulato una situazione abbiamo chiesto ai nostri intervistati, ma se lei avesse a disposizione un importo di 10.000 euro, come lo impiegherebbe? Allora vedete che c'è una percentuale pari al 60% che deciderebbe investirlo, no? Una piccola parte, una parte un po' più importante, un 27% otterrebbe sul conto corrente. La parte destra, vedete le risposte di coloro che sono dichiarati preoccupati per l'inflazione, non ci sono grandi differenze, il 62% dichiara di voler investire, il 26%, uno su quattro, manterrebbe, diciamo, questa cifra sul conto corrente. Altro dato importante che abbiamo voluto approfondire è, abbiamo voluto chiedere al nostro campione, ma per essere cittadini responsabili, no? Quali dovrebbero essere gli ambiti di formazione più importanti? Allora vedete, ce ne sono due che prevalgono nettamente, uno è quello della salute, perché investire in formazione significa favorire la prevenzione delle malattie. Il secondo tema della sostenibilità.
appunto per favorire l'adozione di comportamenti con un limitato impatto ambientale. E quindi questi due sono gli ambiti elettivi quando parliamo di cittadini responsabili e di formazione. E vedete che in fondo a questa graduatoria con il 21% viene menzionata la formazione in ambito economico e finanziario. Questo è un elemento che ci deve far riflettere, perché non c'è di questa importanza, no? Perché è un'importanza che noi colleghiamo alle scelte di risparmio e di gestione consapevole del denaro e del risparmio, ma vedete solo il 21% menziona, e quindi sono proprio questi rispondenti, questo 21% si colloca alla fine della graduatoria, sono un po' più giovani, tra i 16 e i 34 anni, sono più maschi che femmine, sono persone che già, come dire, in qualche modo hanno un rapporto diverso con il denaro, hanno, come dire, possiedono investimenti o possiedono coperture assicurative non obbligatorie, quindi sono, come dire, un pochino più attenti e vicini ai temi di cui stiamo parlando. Il professor Zamagni faceva riferimento agli ESG, parlava di una larga conoscenza, in realtà la conoscenza non è così larga, però è comunque significativa, perché vedete un 21% delle persone che abbiamo interpellato dichiara di conoscere o molto bene o abbastanza bene, e già una parte di questi investe in ESG, quindi parliamo di un italiano su 5 grosso modo, e tra costoro vediamo però una forte propensione ad investire, quindi chi conosce tende a rivolgersi con attenzione a queste forme di investimento. E poi ancora l'altro elemento che abbiamo voluto in qualche modo approfondire, lo dicevo prima, è il legame tra il risparmio privato e tutta una serie di altri aspetti. Abbiamo chiesto sostanzialmente nel momento in cui lei investe a che cosa presta attenzione, e vedete le due risposte prevalenti quali sono: l'attenzione alla rischiosità dell'investimento, la solidità del proponente, menzionate dal 30 e dal 25%, però attenzione perché c'è una percentuale piccola ma non trascurabile, il 15%, che presta attenzione all'impatto positivo che appunto l'investimento potrebbe avere sull'ambiente, sulla società o sulla ripresa economica del paese. Ed è interessante osservare come sono soprattutto le generazioni più giovani, questo 15% diventa 19 tra i più giovani, 22 tra le persone che hanno tra 25 e 34 anni e un 22 anche tra coloro che conoscono gli ESG. Vediamo appunto nella seconda parte del mio intervento, e accelero, diciamo, per non sottrarre tempo alla dottoressa Bianco che interverrà dopo di me, e il dato però interessante che volevo osservare è che sostanzialmente quando noi chiediamo se c'è, come dire, la consapevolezza di un legame, no, tra, appunto, dicevo, il risparmio e la crescita economica, la sostenibilità e così via, vedete che sostanzialmente abbiamo una percentuale elevata che dichiara che questo legame è fondamentale o importante, e rispetto a quanto abbiamo riscontrato e registrato nei due anni precedenti è un dato sicuramente in crescita. E quindi se andiamo a prendere questo 89%, abbiamo visto che sono coloro che ritengono importante che il risparmio tenga conto della crescita economica sostenibile del paese, abbiamo chiesto sostanzialmente, lo vedete qui, dove coinvolgere, diciamo, queste forme di risparmio, dove indirizzarle prevalentemente. Vedete appunto la transizione ecologica viene menzionata dal 23%, l'istruzione e la ricerca dal 18%, la salute dal 16%, e poi via via, diciamo, gli altri ambiti che abbiamo preso in considerazione in questa slide. Dicevo appunto che da un lato ci sono elementi incoraggianti, ma già il direttore Manca segnalava che ci sono alcune aree di attenzione. Per esempio, in questo caso, quando parliamo di un legame esistente tra il risparmio privato e la crescita economica sostenibile, vedete che la consapevolezza viene espressa da un 40% della popolazione molto consapevole, 6%, abbastanza 34%, anche qui confortante che sono soprattutto le generazioni più giovani a presentare un livello di consapevolezza un po' più elevata. Ma non dimentichiamoci che la parte prevalente del paese è in una fascia di età matura, anziana, e anche su questo vale la pena riflettere in termini prospettici. Elemento importante, elemento molto importante che emerge dalla ricerca è, come dire, un'aspettativa di una rendicontazione chiara e puntuale delle ricadute degli investimenti per andare nella direzione auspicata.
Lo vedete, il 41% auspica un linguaggio chiaro e semplice che permetta di identificare l'investimento più idoneo quando parliamo di ESG o investimenti appunto in questi ambiti. Formazione adeguata viene menzionata dal 35% e poi offrire ai privati degli investimenti che siano socialmente responsabili con rendimenti ritenuti adeguati all'investitore. E solamente un 12% dice è difficile credere che vi sia un legame tra risparmio privato e crescita del paese. Concludo appunto segnalando che in un contesto comprensibilmente caratterizzato da una preoccupazione da parte dei cittadini per il contesto economico che stiamo vivendo e per le conseguenze soprattutto del conflitto in atto, dicevo c'è sicuramente un elemento importante, un'importanza percepita della relazione tra risparmio dei singoli cittadini e crescita economica sostenibile, però attenzione perché c'è anche una domanda, come dire, di trasparenza, di una comunicazione chiara e di una formazione adeguata per permettere appunto la piena comprensione degli effetti positivi sulla società di questi investimenti socialmente responsabili, per i quali si richiede appunto un'accurata rendicontazione in termini di ambiti e di misurazione delle ricadute per i beneficiari. Io vi ringrazio per la vostra attenzione e passo la parola al direttore Manca. Grazie al professor Pagnoncelli per questa interessantissima fotografia, come vi avevo anticipato. Noi avevamo un piccolo spazio per domande da parte dei partecipanti a questa assemblea. Purtroppo il tempo è un po' stretto, però almeno una vorrei farla, perché proprio dalla ricerca viene evidenziato come solo un italiano su 5 ritenga l'educazione finanziaria una priorità formativa. E allora, appunto, dal pubblico, tra le altre domande, è venuta questa: ma se l'educazione riguarda tutti, bisogna rendere l'educazione finanziaria una materia scolastica? Ci vuole la collaborazione del Ministero dell'Istruzione? E io questa domanda la girerei al Presidente. Questo è possibile o no? Io credo che sia un'attività fondamentale, nel senso che abbiamo ripristinato da poco, grazie a qualche ministro illuminato, l'educazione civica nelle scuole. L'educazione finanziaria è esattamente una parte fondamentale dell'educazione civica, peraltro l'articolo 47 della Costituzione italiana invita a essere consapevoli del risparmio e tutto ciò che significa educazione legata alla sua gestione. Quindi noi auspichiamo, ci stiamo provando con tutti, grazie anche al grande supporto della Banca d'Italia, della Consob, si sta cercando di reinserire l'educazione economico-finanziaria esattamente come un pezzo fondamentale della nostra educazione civica da portare nelle scuole. Insomma, allora, bene, aggiungiamo questo come punto a quelli indicati dal professor Zahagni su cui lavorare, ma mi sembra che sia un punto anche, sia molto avanti, se Consob e Banca d'Italia, appunto, come autorità e vigilanza ci danno una mano, forse potremmo anche pensare di invitare il ministro Bianchi a un confronto su questo, perché appunto è decisivo che quel 21% cresca in maniera sostanziale. Insomma. A questo punto abbiamo nominato appunto la Banca d'Italia. Per le considerazioni finali non possiamo che affidarci a chi sull'educazione finanziaria in questi anni ha lavorato alacremente affinché diventasse una priorità del paese, e probabilmente se non ci fosse stato il lavoro della dottoressa Magda Bianco non saremmo al 21%, saremmo molto più indietro. Allora la parola passa per le considerazioni finali alla dottoressa Bianco. Grazie davvero a Daniele, grazie al Presidente Lucchini, a Giovanna Boggero-Butti per questo invito, mi fa davvero piacere essere qui per parlare di questa grande sfida, devo dire, dell'educazione finanziaria. Provo a condividere lo schermo per qualche slide, mi potete confermare? Sì, la vediamo. Vedete? Perfetto. Appunto, per parlare di questa grande sfida, forse possiamo partire, dato quello che abbiamo
abbiamo sentito anche dati gli esiti di questa indagine da questa domanda che Amartya Sen si faceva nel 1991 quando tenne la Buffy Lecture qua in Banca d'Italia. Com'è possibile che un'attività tanto utile come la finanza sia stata giudicata così dubbia sul piano etico? Il professor Zamani ci ha raccontato qualche cosa in realtà dell'evoluzione storica. Oggi di fatto, sulla base di quello che abbiamo sentito, anche oggi ci troviamo davanti a un po' un puzzle simile, anzi per certi versi quasi più ampio. Da un lato abbiamo delle evidenze, devo dire anche statistiche, econometriche, economiche molto solide, che ci dicono che maggiori competenze economico-finanziarie, finanziarie in senso lato, si associano sicuramente a un maggiore benessere individuale. Parliamo di maggiore resilienza delle persone, una maggiore ricchezza finanziaria nel breve e nel lungo periodo, anche una maggiore tranquillità personale, se vogliamo. Specialmente oggi, come dice sempre la professoressa Lusardi, in un mondo che cambia. Dall'altra parte abbiamo sempre evidenze che ci dicono che questi benefici sono benefici per gli interi sistemi, sistemi paese, minori diseguaglianze dove c'è maggiore educazione finanziaria diffusa nella popolazione, maggiori capacità, l'abbiamo sentito ampiamente, di esercitare una cittadinanza attiva, specie in contesti come quelli attuali dove la dimensione economico-finanziaria è rilevantissima nel quotidiano, nel fare le scelte anche politiche se vogliamo. Eppure dall'altra parte abbiamo livelli che rimangono bassi, il presidente Lucchini ce ne ha elencati alcuni sui ragazzi, ma vale lo stesso per gli adulti, nonostante devo dire lievi miglioramenti che abbiamo intercettato nelle nostre ultime indagini, noi e la Consob. E abbiamo dall'altra parte, l'abbiamo sentito, che la rilevanza di questa competenza viene percepita da una quota tutto sommato contenuta di popolazione, appunto solo il 20% sembra considerare queste competenze come prioritarie, ne avverte poco il legame con le altre competenze. Devo dire che sempre da un'indagine che abbiamo fatto come comitato per l'educazione finanziaria con la Doxa, abbiamo trovato che però quasi il 90% della popolazione ritiene che andrebbe inserita a scuola, nei programmi scolastici, e che il 76% ritiene che andrebbe fatta sul luogo di lavoro. Quindi forse ritiene che qualcun altro dovrebbe occuparsene e trasmettercela, forse è la parte personale proattiva. Che manca un pochino. Devo dire complessivamente però i dati abbiamo sentito sotto questo profilo forse sono non del tutto soddisfacenti, però abbiamo una grande consapevolezza della popolazione sui grandi temi, sulle grandi sfide che abbiamo oggi e quindi forse l'educazione finanziaria è ancora percepita come potenzialmente accessoria ma non in sé la grande sfida. E dall'altra parte abbiamo che effettivamente sul piano istituzionale appunto l'educazione finanziaria non è ancora formalmente parte dell'educazione civica, tutti ci stiamo impegnando a proporlo, il Comitato per l'Educazione Finanziaria che è stato istituito nel 2017 lavora attivamente da allora però con risorse diciamo ancora un po' limitate, soprattutto quelle finanziarie. Questi risultati nonostante devo dire le tantissime iniziative, noi stessi come Banca d'Italia, il comitato che le coordina, la FEDUF, insomma siamo tra i grandi operatori. Perché queste difficoltà, da dove vengono questi ostacoli, queste resistenze? Beh, una appunto è quella di cui parla Sen e di cui in qualche modo ci ha parlato il professor Zamani, è una difficoltà che viene da lontano, quella culturale, no? La condanna degli interessi sui prestiti è forse più forte in alcune culture che in altre, appunto sempre il professor Zamani ci ha parlato di Benedetto Croce, e quindi è una difficoltà molto difficile da aggredire. La non presenza nei curriculum scolastici crea per certi versi un circolo vizioso, quindi non si rompe il legame culturale, non se ne parla nei luoghi che potrebbero aggredirlo davvero, dove si modifica davvero la cultura, quindi nella scuola ma anche in famiglia. Se ne parla poco, se ne parla nelle famiglie dove i livelli socio-economici sono già più alti e quindi in questo modo perpetuando in qualche modo diseguaglianze sotto questo profilo che contribuiscono alle diseguaglianze più ampie nel paese. E forse poi c'è un altro tema che è l'economia e finanza
l'economia stessa è una scienza complessa, forse una scienza triste secondo alcuni, è una scienza rispetto a cui le dinamiche, alcune dinamiche sono poco intuitive, pensiamo ai meccanismi, le teorie dei vantaggi comparati che portano a conclusioni che appunto sembrano poco intuitive, forse lo sono ancora di più controintuitive o poco intuitive per chi ha competenze, diciamo, matematiche di base più basse e forse appunto i nostri giovani e la popolazione italiana rispetto ad altre ce le ha e sono competenze matematiche spesso poco applicate e quindi poco utilizzabili per decodificare la realtà e i suoi meccanismi e i suoi fenomeni. Allora, detto tutto questo, che fare? Che risposte? Di nuovo, ne abbiamo sentite molte nel dibattito di oggi, il professor Damani ne ha elencate alcune, il presidente Lucchini, ma anche il presidente Patuelli ne hanno elencate diverse. Io qua ne elenco, diciamo, tre gruppi. La prima è, ed è una a cui tengo molto, quella di fare attenzione a presentare l'educazione finanziaria come una delle componenti dei meccanismi di tutela dei cittadini, della popolazione, per ristabilire la fiducia nella finanza, quella fiducia che appunto Amartya Sen ritiene che appunto ci sia in modo scarso. Occorre assicurare comportamenti corretti sin dall'origine da parte degli intermediari. Questo aumenta in generale la reputazione della finanza e in qualche modo non scarica solo sull'utente finale la responsabilità. Qua la vigilanza della Banca d'Italia è molto impegnata, la consapevolezza degli intermediari su questo devo dire sta crescendo, credo che occorra investire molto su questo e so che il presidente Patuelli è d'accordo e è pronto a sostenerci. Il secondo ambito di risposta è quello più specifico dell'educazione finanziaria. Allora occorre lavorare, secondo me, a educazione finanziaria di qualità elevata, che tenga conto delle resistenze culturali o delle attitudini che vediamo. E qua sono tre, credo, le aree su cui bisogna agire. In buona parte sono contenute in linee guida che il Comitato per l'Educazione Finanziaria ha definito sia per l'educazione finanziaria dei giovani che per gli adulti. E riguardano i contenuti, gli strumenti e il metodo. Di contenuti ha parlato già in parte il professor Damani, dobbiamo lavorare sulle competenze finanziarie di base, appunto alcune le ha ricordate, pensiamo alla relazione tra rischio e rendimento, l'importanza della diversificazione, però oggi devono essere sempre più associate, come lui diceva, alle competenze digitali. La finanza lavora con la tecnologia, se non costruiamo competenze finanziarie sul digitale perdiamo tutto un pezzo, pensiamo al mondo delle criptovalute, all'attrazione che esercitano sui giovani e alla mancanza di competenze su questo. E ora tutto il tema della sostenibilità e l'esigenza di comprendere in parte almeno questo mondo per evitare i rischi come li chiamiamo di greenwashing, cioè di fare investimenti che non sono veramente rivolti a prodotti sostenibili. Gli strumenti. Allora, sempre di più possiamo oggi fare leva sul digitale per raggiungere le persone, per rendere interattivo il processo, però attenzione ai rischi di esclusione. Quindi è importante utilizzare anche gli strumenti tradizionali per chi conosce meno o anche meno attratto, fa meno leva sul digitale. Il mondo degli anziani, ne abbiamo sentito parlare, ma le stesse donne che a volte hanno un rapporto meno friendly col digitale o altre categorie vulnerabili. E terzo, il metodo. Qua io credo che si giochi in buona parte la capacità di superare le resistenze soprattutto, ma è sicuramente una sfida complessa e richiede competenze e attenzione specifiche. Io credo che occorra lavorare con un percorso che parte dall'analisi dei bisogni dei destinatari, bisogni espliciti a volte, ma anche debolezze che hanno, e vanno analizzati per categorie di destinatari, perché sono diverse a seconda dei diversi gruppi sociali, delle diverse categorie. Poi bisogna lavorare sugli ostacoli specifici, pensiamo per esempio all'underconfidence che caratterizza le donne, per cui pensano spesso di non sapere i temi di finanza, anche quando ne sanno a volte più degli uomini. Allora bisogna prima aggredire questa convinzione per poter poi intervenire. O la percezione di non poterla capire, che genera poi disinteresse. Oppure, come diceva il professor Damani, le distorsioni cognitive, che appunto ci portano a comportamenti non ottimali.
3, lavoro sugli strumenti pedagogici per lavorare con i ragazzi dai più piccoli, su cui bisogna lavorare soprattutto sui valori, e strumenti come li chiamiamo andragogici, cioè la pedagogia per gli adulti. Per gli adulti dobbiamo partire dall'esperienza concreta, dalla rilevanza dei temi nei contesti specifici, se vogliamo distruggere appunto lo stereotipo del non potercela fare. 4, importantissimo, l'analisi dell'impatto dei programmi. Si fa pochissimo in Italia, dobbiamo attuarla veramente molto di più. Lasciatemi dire che è un metodo che proviamo a utilizzare come Banca d'Italia, ma molti dei grandi operatori lo stanno utilizzando. Devo dire che anche le interviste che abbiamo sentito ci suggeriscono un po' delle leve su cui operare, perché abbiamo sentito parlare di risparmio percepito dalla popolazione come un importante scudo, di una percezione crescente dei rischi dell'inflazione, anche se poi la maggior parte delle persone terrebbe sul conto, investirebbe una parte molto piccola dei propri risparmi, quindi appunto c'è ancora da lavorare, oppure appunto la consapevolezza delle grandi sfide, tra cui il clima sicuramente. Ecco, terzo ambito, terza sfida, dato tutto questo, con questa cassetta degli attrezzi, lavorare insieme. Il Comitato per l'Educazione Finanziaria sta lavorando a delle linee guida per lavorare con tutti gli stakeholder che sono impegnati su questo fronte. Credo che anche con questo strumentario potremo davvero lavorare insieme. Credo che sia importante e urgente per assicurare davvero il benessere sociale di cui parliamo oggi. Forse con tutto questo possiamo rendere la frase di Amartya Sen un pochino meno attuale. Grazie. Grazie a Magda Bianco per le sue parole. Abbiamo cominciato, almeno io ho cominciato dicendo che l'Italia può contare su moltissime eccellenze. Allora mi fa piacere ricordare una cosa che ci riguarda direttamente. Due nostri studenti preparati da FEDUF sono arrivati al secondo posto nella competizione europea di educazione finanziaria che ha coinvolto 50.000 quindicenni di 27 paesi. Quindi non resta che rendere queste eccellenze più diffuse e imparare da questi due studenti, magari avere da loro suggerimenti che possono essere utili da trasmettere alla più ampia platea. Se non ci sono altre considerazioni, ringrazierei il presidente Stefano Lucchini, il presidente dell'ABI Antonio Patuelli per le sue parole, per aver ispirato la fondazione, il professor Zamagni per averci illustrato concretamente, averci dato qualche obiettivo da raggiungere, il professor Pagnoncelli che come al solito attraverso numeri e considerazioni ci ha dato la fotografia del nostro paese in questo campo, a Magda Bianco per le parole di Amartya Sen che ci hanno guidato e ci continuano a guidare sempre come Nobel dell'economia. Se non c'è altro, io ringrazio tutti quanti voi. Ringraziamo, prego. Come diciamo, qualità di FEDUF, ringraziamo anche noi tutti quanti i partecipanti. Naturalmente voglio ringraziare soprattutto tutto lo staff di FEDUF che con un grandissimo impegno lavora a questi obiettivi, in particolare a Giovanna Boggio Robutti come direttore generale, ma senza trascurare nessuno dei ragazzi che con lei, delle persone che con lei lavorano veramente in modo molto bene. Naturalmente l'advisory board che ci assiste su questi temi molto spesso, e naturalmente tu che hai condotto brillantemente come al solito, e non ripeto invece i ringraziamenti agli autorevolissimi interventi che abbiamo sentito, perché veramente sono stati molto interessanti. Grazie veramente. Bene, a questo punto l'assemblea si conclude. E grazie a tutti voi che ci avete seguito finora, anche un'ora un po' non propriamente consona. Quindi buon pranzo a tutti. Arrivederci. Arrivederci, grazie. Grazie, professore, grazie, arrivederci. Grazie, arrivederci. Grazie.